Pino. Sì, sicuramente. Meno male che io ero quello che dico che portavo pochi piatti. Intanto abbiamo, ecco, abbiamo, dobbiamo chiudere, mi sa che ancora non è pronto. Abbiamo 9 minuti, se vuoi friggere, intanto sì, poi sì. Passiamo al riepilogo. Cara regia, quando vuoi? Allora, facciamo un po'. Andiamo molto lentamente. Mettiamo un piccolo, se viene a galla, l'olio è pronto. Viene? Sì. Viene, eccolo qui, viene a galla. Allora, andiamo molto molto piano con il riepilogo, perché le nostre amiche sono molto interessate questa sera, chiaramente, con queste stuzzicherie. Ravioli al cioccolato in salsa di vaniglia. La panna si è sciolta, abbiate pazienza, però insomma prima erano molto belli. 250 grammi di ravioli al cioccolato, 200 ml di succo d'arancia, 100 g di burro, 30 g di zucchero, 10 g di vaniglia, 100 ml di panna montata, 100 ml di rum. Spieghiamo, Pino. Allora, abbiamo in una padella abbiamo messo del burro. Abbiamo fatto sciogliere il burro e gli abbiamo aggiunto la vaniglia. Dopo aver aggiunto la vaniglia, abbiamo messo a cuocere i ravioli. Abbiamo messo a bollire i ravioli. Dopodiché gli abbiamo aggiunto del rum e abbiamo messo i ravioli già scaldati e scolati dentro la padella. Abbiamo saltato e alla fine abbiamo condito il tutto con del succo d'arancia. Della panna smontata, purtroppo. E se l'abbiamo servito nel piatto. Purtroppo questo è un piatto che va servito subito. Va bene, questa è una dimostrazione televisiva, però comunque in origine il piatto era meraviglioso. Eccolo qua. Intanto stiamo friggendo i nostri hot dog, sempre con l'impasto che tra pochissimo andremo a spiegarvi. I nostri cornetti sono ancora nel forno. Avevamo poi preparato una pasta, no, i panzerotti fritti, quindi proprio quello che state vedendo in questo momento. Allora, qua, prendiamo gli ingredienti per i panzerotti fritti e tu spiegali bene, fritti o al forno. 400 g di provola, 400 ml di passata di pomodoro, 700 g di farina 00, 25 g lievito di birra, 300 g farina di semola, 200 g di patate lessate, 300 ml di acqua, 130 g di prosciutto cotto, 1 litro di olio di semi di girasole per friggere. Per favore, spiegali lentamente. Allora, ho preso una bacinella codica d'acciaio, ho messo dentro delle patate lessate, l'ho schiacciate con le mani, dopodiché ho aggiunto della farina di semola, l'ho ancora impastato il tutto e poi alla fine ho messo il lievito è la farina 00, ho aggiunto dell'acqua a poco alla volta e poi ho impastato. Ho fatto i panetti da 100-150 grammi e ho lasciato lievitare il tutto. Poi li ho stesi, ho fatto un cerchietto rotondo di 5 centimetri, 6 centimetri massimo. Gli ho messo dell'uovo sbattuto ai bordi a mezzo calzone e l'ho chiusi. Dopo li abbiamo fritti in padella e li abbiamo serviti nel piatto. Intanto quello che vedete sono i Brussel, gli hot dog che stanno friggendo sempre con questo impasto, vero? Sì, sì, con questo impasto. Abbiamo semplicemente rotolato. Prego, vuoi spiegarlo tu come sì. L'abbiamo fatti? Perché non abbiamo... Allora, abbiamo preso un panetto, no. L'abbiamo allungato. Sempre un panetto fatto con questo... Con questo impasto. Con questo impasto che abbiamo appena spiegato. Gli abbiamo aggiunto, l'abbiamo tagliato a metà, l'abbiamo... oleate, gli abbiamo messo l'uovo e poi l'abbiamo arrotolato in diagonale in modo tale che tutta la pasta ricoprisse il wurstel. Una volta cotto si può farcire con della maionese
e ketchup. È molto buono. E andiamo con l'insalata di pasta, regia. Insalata di pasta, 500 g di pasta di semola, 200 g di pomodorini, 140 g di carne lessata, 160 g di mais, 30 g di rucola, 100 ml di olio extravergine d'oliva, 10 g di sale, 100 g di mozzarella, 6 foglie di basilico, 60 g di wurstel. Questa era la pasta fredda, caro Pino, se vuoi spiegarcela. Allora, ho preparato, ho aggiunto, ho messo in una pentola, anzi in una bacinella, mozzarella tagliata a cubetti, pomodoro ciliegino, basilico, rucola, mais e carne lessata. Abbiamo mescolato il tutto aggiungendo del sale, dell'olio e poi intanto abbiamo fatto bollire la pasta. L'abbiamo, dopo che è bollita, l'abbiamo raffreddata sotto il lavello e l'abbiamo condito il tutto. Abbiamo aggiunto alla fine un po' di olio per farla luccicare e abbiamo servito il piatto con del basilico e dell'arancia tagliata a fette. Ecco qua. Questa era l'insalata di pasta. Abbiamo poi preparato la torta rustica allo speck. Abbiamo usato 460 g di pasta sfoglia, un uovo, 120 g di speck, 100 g di scamorza affumicata, 100 g di mozzarella. Allora, intanto ho cacciato pronti i cornetti. Prego, sì. Vogliamo presentarli al nostro pubblico e spieghiamo intanto la preparazione della torta rustica. Allora, ho steso una pasta sfoglia, l'ho spennellata con dell'uovo e gli ho messo dentro mozzarella, e scamorza affumicata e speck. L'ho richiusa, gli ho ripassato di nuovo l'uovo di sopra e l'abbiamo messa in forno a 180 gradi. Allora, adesso andremo a sistemare. Questa era la pizza rustica con speck e mozzarella, scamorza affumicata. Adesso andremo a completare con i cornetti. Cornetti salati con prosciutto, mozzarella e anduia. Eccoli qua, 400 g di provola, 150 g di anduia, 700 g di farina 00, 25 g di lievito di birra, 300 g di farina di semola, 200 g di patate lessate, 300 ml di acqua, 130 g di prosciutto cotto. Allora, il procedimento è lo stesso, l'impasto che abbiamo fatto prima. E poi li abbiamo semplicemente riempiti e avvolti, giusto? Sì. Sempre spennellati. Allora, abbiamo fatto un rettangolo, l'abbiamo tagliato a triangolo e poi abbiamo fatto la forma del cornetto. L'abbiamo riempito. La base l'abbiamo spennellata con dell'uovo. Siamo al termine. Pino di Sidisi Ocean, che ritroveremo la prossima settimana in trasmissione, non diciamo quando, ma il 23 maggio, vi ricordo l'appuntamento al centro commerciale Le Vele di Monte Paone, Masterchef in Tour con Simona Palaia, Pino Musarella, Michele Macri, tantissime sorprese e cantiamola insieme. Il piacere di fare la spesa. Ci vediamo lunedì alle 20. Grazie, arrivederci.